Bene ragazzi, oggi siamo pronti finalmente per la seconda puntata di Due Links, FedeLab nel mondo virtuale. Come finirà? Boh, speriamo bene. Allora, abbiamo visto qualche tempo fa che mi avete fatto tantissime richieste di amicizia. Io un po' l'ho accettato, una buona parte, molte altre no, perché volevo farlo in diretta più o meno qui con voi in questo video. Mi dovete scusare, sono stato un pochino assente perché non c'avevo internet a casa, non ce l'ho ed è un bel problema perché così non posso seguire bene il gioco. Quindi praticamente quello che vedete ora è praticamente quasi uguale a quello che abbiamo lasciato nell'ultima puntata. Ho solo tipo tolto qualche puntino esclamativo, cose così, cose un po' scemotte. Anzitutto andiamo a vedere i 10 ragazzi che ci hanno chiesto adesso l'amicizia. Amici, come funziona qua? Ecco qua, perché io lo faccio voce? Accetta, eccoli qua. Che col cellulare era più facile, più piccolino. Vai, accettiamo. Sì che l'accetto. Bravi, tutti ok, bastate. No, vedo un pochino di gente con gli Yugi. Ecco qui. Ichigo, Squall. Massa che Squall, uno sia a Squall. C'ha tutta la mia stima, santa miseria. Jaden, o Jaden I. Certo che accetto l'amicizia. Tommy, t'accetto. Il professor, questa è fine. Vai, accetta così. Cledi, ma come il... Cledi era il ballerino, Marco, non mi ricordo. Come il ballerino, Cledi. E Perak. Vero che è Perak? Non ho letto male? Accettiamo anche te. Ah, eccoli qua. Adesso. Torniamo a noi. Allora, ci abbiamo. Perché non si aggiorna niente qua? I 10 amici, va bene. Tre cosine da vedere. Ricevi tutto, certo, ho preso un po' di gemme, duello, ah ok, si scusano per le difficoltà che ci hanno avuto, bravissimi, ma vogliamo andare a quagliare un pochino, andiamo a pistare qualcuno? Guarda quanti punti esclamativi nuovi, questi non li avevo ancora presi, adesso li pigli tutti a casaccio, vediamo un po' se riesco a beccarli, l'ho preso? Non l'ho preso, l'ho preso, ok, allora vediamo un altro po', che è pieno di roba, c'è quel boro in mezzo alla piazza, ma l'ho visto, no forse non l'ho visto. Pieno di bori. Vediamo un po' qua fra le missioni. Vici duello con... Ah, Joy Wheeler, ci manca questo, ci manca. Ah, e guarda qua, un po' di robettina da fare. Allora, facciamo così. Pigliamoci Joy Wheeler e sfondiamolo. Dov'è Joy Wheeler? Dal cancello, no? Bellissimo. Non gli piace. Ah, adesso gli è piaciuto. A Joy, ma dove vai? Duelliamo. Pronti per il duello contro Joy Wheeler? Vediamo un pochino quello che ci combina. A quanto di battermi per raggiungere la prossima fase? Certo che ti batto. Forza, mostri cosa fare e non riuscirai a superarmi. Joy, ti dispiace, ma ti supero comunque. Fatti avanti, così ti rispedisco indietro. Ma chi li ha scritti questi dialoghi? Puttini. Questo è il miglior dialogo che hai fatto. Mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ah, tantissimo. Non so che dire. Combattenti feroci livello 10. Chi se ne frega? Io sono di livello tipo 2. Ma che me ne frega? Ti sfondo. Joy Wheeler è uno dei tanti combattenti che uno va a incontrare appunto in questo gioco. Guarda quanto sono maschili quando si sfidano. Uno dei tanti, perché ce ne sono un sacco. Poi li vedrete in un altro video che faremo in cui parleremo proprio dei personaggi che potete sbloccare in questo gioco e come farlo. Ci sono un sacco di consigli. Allora, duelliamo. È il mio turno. Ah, cominci Joy, è giusto. Cominci. Fammi vedere che c'ho io. C'ho tre mostri del cavolo. Però sono forti. Forti, nel senso, forti. Qua adesso sono fortissimi. Che devo fare? Drago con scudo. No, che schifezza. Vabbè. Mi servirà per fare qualche evocazione. Evochiamo Drago con scudo. Voglio rendere la partita un po' più simpatica, perché se no mettevo lui avevo già fatto. Però se no... Non mi dire. Ah, vado a metterlo in difesa, è vero. Ma chi se ne importa? Ma chi se ne frega, termina il turno. Facciamo, vediamo un po' come gioca Joy prima di sfondarlo subito. Sennò che gusto c'è a fare la partita. All'attacco, dai, su. Vediamo un po' che fai. Fammi subire un pochino. 800. Mamma mia, Joy, ti prego. 800. Facciamo qualcosa di un po' più forte. Ho capito, mi do 800 punti vita. E me ne do gli altri 800. Ma manca attacco diretto. Manca la sostanza, Joy. Ah! Ce la farò come nel cartone animato, arrivo a 100 punti vita, poi svolto. Vediamo un po'. E
Ho beccato il gigante, ho svoltato proprio. Vabbè, mettiamo lui, va. E vabbè, con lui almeno non passa più niente. Non c'ho manco magie, non c'ho trappole in sto deck. Vi ricordo che il deck è il deck stock, chiamato così anche perché non c'ha particolarità. Nel senso, non abbiamo aggiunto carte, non abbiamo preso niente di fighissimo. Voglio pistarti, sì, dai. Ale, non distrarti. Guarda che Kaiba sta sempre attento, Joy, ti sfonda. 500, E poi basta, abbiamo finito, è stato bello. Vediamo un pochino se Joy ci caccia qualche trappoletta. È il tuo turno. Facci vedere, facci. Ok, chi è? Doppio, madonna mia, che schifo. Queste carte me le ricordo ancora. Non sono proprio tanto forti. Joy, sei di livello 10, ma mi spieghi com'è possibile altro trago con scudo? Madonna mia, che ansia. E voce normale, vai, tieni, mo li metto tutti e due qua, la partita è finita. A meno che lui non ci ha trappole supersoniche, super fighe. Andiamo subito in battle phase, no? Dai, non distrarti. Niente, attacco con un mostro, spin, togli 400. Allora, il gioco è così, nel senso, adesso io andrò avanti a pistarlo a sangue con questi Fire Ryu, che insomma non so niente di che come carte, sono 1300, 1000 di difesa, che però alle fasi iniziali del gioco ti fanno la partita praticamente, come potete vedere. È vero che più avanti il gioco poi richiede trappole, magie e cambi di fase un po' più serrati, perché adesso evocherà un mostro che è una pippa sicuro, Neotoco. A Joy, ma che mi stai combinando? Ma che mi stai combinando? Guarda, tanto mo pescherò un'altra carta schifosa. Lui quanto c'aveva? 1000, sì, 1200, metto lui così almeno la partita è finita. Evoluzione normale, niente, per ora è facile. Il povero Joy, mo lo massacro, c'è poco da fare. Poi comunque contro Kaipa, Joy, ma dove vuole andare? Dai. Come vi trovate col mazzo di Yuvi invece? Io non l'ho proprio visto ancora. E non so cosa ci sta dentro. So solo che il mazzo di Kaipa così iniziale è proprio mazzo basic con questi mostri che pistano. Che è 1300 e poi 1200, la partita è finita. Joy, dove andiamo? Joy. Dammi un po' di gioia pure a me quando giochiamo, no? Un po' di. Crei un po' di pepe, mi sono fatto fare un po' di danni, niente, gioia non gli importa niente, muore e basta. Tiè, fai sta faccia da fesso, ah! E il primo è andato, il primo combattente è leggendario. Allora, in questo gioco, quando battete combattenti leggendari, più o meno potete comprarli, tra virgolette, e avrete i loro mazzi. Quindi io mi aspetto che prima o poi mi prenderò il mazzo di Joy. Non so. Onestamente, che mi ha dato una carta bellissima. Spirito della roccia. Che culo. Che culo. Vabbè. Joy, t'ho battuto. Che ci abbiamo di fichissimo? Vediamo un po'. La faccia da rosicone. Ho perso, ci credo. Ma questo non vuol dire che non abbandonerò il mio sogno di diventare re di Duel World. Ok. Non cominciare. Vai. Bravo. Dai sempre il massimo, mi fa con l'unico inimitabile. Ah, è vero, lui c'ha Dracolino Occhi Rossi. Quanto sei boro, Joy. Ah, ho sbagliato. Già qui è il deck di Joy. Quindi c'è chi piace. Eccoli qua, vedi, ve lo dicono anche qua. Puoi cambiare personaggio, bla bla bla, fai quello che ti pare, prendi quello che vuoi, fallo crescere di livello e spacca tutti quanti. Io per ora continuerò con Kaiba perché mi sta particolarmente simpatico. E perché è un borazzo di quelli proprio veri, con quella giacchettina col collo alzato fa troppo ridere, perciò sarà il mio eroe. Dammi le chiavi, voglio le missioni. Tiè, dammi le gemmine, dammi tutto. Fase 3, fase 4, passaggio. Tutte le missioni. Ah, PvP disponibile. Con calma farò anche il PvP. L'Accademia del Duello poi quando ci va. Sì, lo so, bravo, bravissimo. Che se l'avevo visto già. Quando non potevo giocare con questo, col mio profilo, mi sono andato a spizzare un pochino le cose con il sul cellulare. Allora sono un pochino avanti, ho visto un pochino le meccaniche e le metodologie proprio di gioco. Mi piace, devo dire la verità, è molto carino, quindi le continuerò. Però voglio continuarle con voi sull'altro dispositivo, perché così possiamo crescere insieme e vedere un po' di cose tutti insieme. Allora io direi di fare comunque un salto al negozio. Perché? Quasi quasi mi compro una bustina. Che me compro? Quasi quasi mi prendo Neo Impact. No, Neo Impact no. Boh. Altimetrizing mi piaceva, mi stava simpatica. Ne sbusto giusto una. Giusto una. Perché ogni volta che facciamo un video, pigliamo, ne pigliamo una. Ne
vediamo che cosa acquistiamola. Che cosa succede? Che cosa succede? 3! Sapete che vuol dire? Io, allora, per mia esperienza, quando vedo delle curibo che escono fuori, vuol dire che dentro la bustina c'è roba buona. C'è roba buona. Quindi, adesso andiamo a sbustare The Ultimate Rising e vediamo un pochino che ci troviamo. Zacchete! Beh, che culo! Mazza! Karate Man! E Dark la Magliatura Oscura, ah, questo qua è incantatore, figo, molto figo. Peccato io non ho un mazzo incantatore, quindi non mi serve a niente. Bene, comprato la bustina, carina, quello che ti pare, però non mi serve praticamente nessuna carta. Editor di deck, vediamo un pochino che ci abbiamo qua. Sì, mi insegni come funziona il deck. Ah, abbiamo il mazzo attivo di Seto Kaiba. Eccolo qua, ah, finalmente lo possiamo vedere com'è composto. È composto con un po' di carte buone. Questa è buona, perché dà più 200 attacco a tutti i mostri durante l'attack phase. La battle phase, scusate. Poi abbiamo, vabbè, i classici di Fire, questa carta Fire Rearview, che avete visto già, il mitico Drago Bianco Ki Blu. Possiamo modificarlo, ma per ora vi dirò la verità, non è che è tanto importante, non mi sembra di necessità troppe modifiche, anche perché siamo a livelli bassi bassi. Usciamo fuori da qua, che voglio dare un'occhiatina oggi, se non vi dispiace, diamo un'occhiatina alle cose belle da sbloccare, che sicuramente ci stanno disponibili. Perché se io spingo proprio sulla faccia di Kaiba, ecco qua. Sì, lo so. Vedi, ci sta disponibile lui, Geowiller, però è una pippa, non lo voglio. Allora, proviamo un pochetto a personalizzare Kaiba. Ah, non me lo fa fa poi. Ah, copia deck, no, non mi interessa. Deck di Kaiba mi apre sempre la stessa cosa. Che cosa posso sbloccare più avanti? No, queste qui sono carte che si sbloccano dopo. No, niente di interessante allora. Adesso per ora niente. Per ora niente. Ma perché qua non mi ha aggiunto le cose? Amici, ah, c'ho 10 amici, fighissimo. Ok, me lo vuole dire. Chi c'è bravo qua? Un po' di gente. Rango di platino 3, d'elite 9914. Wow! Bronzo, principiante, argento. Tanto io sarò tipo rango d'oro pure. Ah, il professore. Io sarò un pippone, quindi tanto lo so già. Eccolo qua, rango principiante 1, infatti. Allora, livelliamo un pochetto. Facciamoci un po' di. Sfidiamo un pochino di queste facce da scemi che ci stanno in mezzo alle piazzette, nelle viuzze, queste brutte. Stai per fare due, ci credo, c'è una faccia da coso, da assassino. Livello 1, io sono livello 2. Quindi possiamo fare un duello tranquillamente. Ma se, come è il livello 10 di Joey Wheeler, non dovrei avere nessun problema. David, guarda che faccia da fesso. Vediamo chi comincia. Comincio io. No, sì, inizio io. Allora, comincia Kaiba. Kaiba spacca tutto, spacca. Con la sua faccia rabbiosa. Ah, oh, c'è un drago bianco. Molto bene, vediamo se riusciamo ad evocarlo. Se evochiamo carte fighe all'interno del gioco, quindi chiamiamoli sbrilluccicanti così, prendete più punti. Quindi, aspetta, fammi vedere. Questo quant'è? 900. Sicuramente non c'è niente di più forte di 900. Perciò posso approfittare ed evocare l'incredibile Drago Bianco Ki Blu. Zombie argento e occhi blu, mamma mia. Ragazzi, è il bidone dei bidoni. Sì, lo so. Cambia il turno. Fa schifis. Però, sai, al secondo turno evocare Drago Bianco Ki Blu non è da tutti. Perché ne approfitto più che altro. Perché David mi sembra che c'è una faccia da 700. Calla, niente. Ma sono rischiato un attimo, va. Peschiamo, va. Drago con scudo, ancora, mamma mia che brutti, ma perché dovete essere così brutti? Drago con scudo, evocazione normale, vai, all'attacco! Drago con scudo, sei fortissimo. Tra l'altro che sto facendo? Ah già, questo ah, non è al secondo turno, vedi, sono un fesso, al terzo turno Drago Bianco. Intanto liberiamo il campo da questo occhio con le zampe che fa schifo. Comunque, le carte iniziali, ragazzi, sono penose, ma è normale, dobbiamo iniziare da qualche parte. Non possiamo averci subito carte spinte, spaccone, perché è inutile, fondamentalmente. Spesso anche i ragazzi che cominciano il gioco non sanno neanche usarle. Quindi, boh, adesso, a far sunto. E basta. Termina tutto. Ma che ce fanno? Menamo un pochetto e poi via. Allora, vediamo un po' che gioco. Mietitore di fuoco.
niente, giusto, ma attacca, perché sono fesso pure io, vedi? Io perché c'ho la smania di evocare sto rincoglionito, ma lo farò. Ho deciso che oggi evoco Drago Bianco Occhi Blu, davanti a David. E gli do fuoco. Tiè, beccate quest'altro, evocazione normale per forza. Voglio Drago Bianco Occhi Blu, basta! Ti pisto! Attacco diretto! 900! Allora, se sapete che facciamo? Io passo senza attaccarlo. Sono spavaldo come Kaiba nel cartone animato. Dai, vieni qua! Vieni, David! Che tiri fuori? Giocherò questa carta. Evoco un mostro in posizione di attacco. Candela del destino. Fortissima. Oh, finalmente possiamo fare quello che ci pare. Peschiamo la nostra carta, che è un altro drago con scudo, che penso che, per quanto voglio utilizzare il mazzo stock del gioco, credo proprio che non lo farò. Sì, vogliamo usare due mostri come tributo. Conferma? Conferma. Beh. Eccolo qua, tremate! Rumble, rumble! Chiama raccolta Drago Bianco Occhi Blu! Spacca il culo tu! Mi sono autocensurato. Guardalo, quanto è fiero, quanto è gaggio, quanto è d'argento. Tiè. C'è una bocca un po' strana, eh? Si apre come una cosa, uno scatolo di cartone, però vabbè. Che vogliamo fare? Ecco, tra Drago Bianco, Occhi Blu. Vuoi prendere il pistone? Eccolo qua, fine dei giochi. L'ha detto anche il nostro amico. Fulmine Bianco, ti pisto. Ho vinto! Ah, Davide, sei un pippone! Ah! Lo sai, bravo, ti sei divertito. Così si fa, Davide. Ma io ti dico invece che sei uno scemo. Perché l'incredibile Gaiba è più cattivo e più forte di te. Che poi sei io. Non è vero. Ah, livello 3. Oh. Ho preso a nulla carta. Ah, carta, questa è buona. Oh. Ammazza quanti punti ho preso. Bravi. Ricompense. Vittoria in duello. Pure un bauletto d'oro. Vedi, invocazione tramite di Budo che andava fatta. Giocate una carta lucida. Va bene. Chiamiamola carta lucida. Nessun danno, giustamente. Mi danno i punti per non prendere danni. Bene. Allora, la puntata è stata fighissima perché abbiamo avuto prima tutta l'accettazione degli amici, grazie ragazzi. Poi, si sì, c'è solo 20 carte, se non è vero. Abbiamo combattuto Joy, l'abbiamo sfondato per benino, e poi abbiamo combattuto David, che stava lì in mezzo alle palle, e l'abbiamo arato con Drago Bianco Occhi Blu. Quindi più di così non posso chiedere. Per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, seguite il canale, vedete altri giochi di questo genere, partite di questo genere, mettetemi piace se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto, se vi piace Drago Bianco Occhi Blu, non potete non mettere mi piace, il pollice, commentate perché comunque sia questo un mazzo stock e io gioco tanto per divertirmi, se mi voglio mettere serio lo posso anche fare, ma per ora divertiamoci, ma, e soprattutto iscrivetevi al canale, stay lab e al prossimo video.